Cristina Aguilera con Candyman alle 20 su Campus Wave Radio, sempre in diretta per il Savona Screen Festival. Continua la sfilza di doppiatori, i nostri ospiti, ma c'è una graditissima sorpresa, perché da un doppiatore passiamo a un attore, perché abbiamo proprio qui a Savona, ospite ai microfoni di Campus Wave, niente po' di meno che Brad Pitt. Ciao a tutti, sono Brad Pitt, insieme ai miei amici Matt Damon e Bradley Cooper. Siamo passati a salutare gli amici di Campus Wave Radio. Ottima radio ragazzi, complimenti. Grazie Brad, qui tra amici è sempre un piacere. E salutiamo ovviamente Sandro Acerbo, ciao, la voce italiana, ciao, di Brad Pitt. Ciao, grazie. Di essere qua con noi. Grazie a voi. Sandro, tu hai fatto una miriade di personaggi noti, stranoti al grandissimo pubblico, anche per motivi extra cinematografici. Partiamo un attimo da Brad Pitt, perché è quello che ci hai appena portato qui a Savona in questo momento. Com'è preparare i suoi doppiaggi? Cioè, lui com'è caratteristicamente sulla scena? Che punti di riferimenti usi? Magari qualche espressione facciale, il personaggio. Guarda, che deve fare? È abbastanza semplice, perché io parto da un presupposto semplice ma abbastanza lapalissiano. E cioè, io devo rifare quello che fa lui, né di più né di meno. E siccome mi trovo a fare qualcosa di un attore che è diventato nell'arco degli anni non bravo, bravissimo, è molto più facile, semplice, mi basta seguire gli occhi, vedere quell'espressione, sentire lui come l'ha detta in inglese e cercare di rifarla nello stesso modo. Ecco, io volevo chiederti una cosa. Tu appunto doppi da parecchi anni Brad Pitt e hai doppiato tantissime star di Hollywood. Come si arriva a essere il doppiatore di una determinata star? Perché immagino che tanti doppiatori ambiranno a quell'attore in particolare. Guarda, c'è un'asta tipo fantacalcio, no, come no, funziona? No, vi picchiate? No, è una cosa un po' più, come dire, all'inizio casuale. Nel senso che Brad Pitt, io ho cominciato a doppiarlo nel film In mezzo scorre il fiume. Parliamo del 1992. E mi ricordo ancora che andai a fare il primo turno di doppiaggio del film, che era molto corale, e c'era la regia era di Redford, e il direttore del doppiaggio era la voce di Robert Redford, cioè Cesare Barbetti, che mi chiamò da una parte e mi disse: Sandro, cioè, senti, lo vedi questo qua? È bello e bravo. Doppialo bene, che secondo me te rimane. Ed è stato così. È stato profetico. È stato un profeta. Nel senso che è capitato. Io Brad Pitt non l'ho doppiato in due occasioni. Una è stata Troy, perché il regista americano, che però era tedesco, aveva deciso che voleva cambiare tutte le voci delle versioni europee su Brad Pitt, perché talvolta influiscono anche i registi stranieri. Ha cambiato anche quella del doppiaggio in tedesco. E l'altra volta è stata recentemente con The Consolor, ma lì perché io molto immodestamente ho rifiutato di fare il provino. Il regista voleva che gli mandassimo, che poi non era un registruccio da niente, insomma, stiamo a parlare di Ridley Scott. Ecco, sì, sì. Voleva i provini. Però giustamente io, anche tu da parte tua dici, parte ho già fatto ho detto, 30 film di Brad Pitt, sì, se vuole quello un provino più che sufficiente. Mi dispiace, ma non grazie, ringrazio, ma non lo faccio, e non l'ho fatto. Certo, certo. L'ha fatto un altro. Tra gli altri grandi attori che tu doppi c'è Will Smith, ovviamente, una delle star, ecco, che doppi da parecchio tempo. Ah sì, è diversa? Sì. Io ti volevo chiedere una cosa su Will Smith, a livello pop vocale. Mentre Brad Pitt, ascoltando l'originale, tu sei più simile in un certo qual modo, la voce di Will Smith è forse più profonda, cioè la voce, sì, degli afroamericani. Vocione. Molte volte in italiano, soprattutto per personaggi un po' comici, simpatici, diciamo, vengono resi con voci più acute. Questa è una scelta perché proprio a livello di timbro vocale, estensione, noi italiani non ci riusciamo, è una tradizione solamente? Ma guarda, è del tutto anche lì casuale, nel senso che io non doppiavo Will Smith fino a Man in Black. E arrivò Man in Black e decisero di fare i provini, e feci il provino e fui scelto io. Da quel momento ho sempre doppiato Will Smith. Però prima, pensa che addirittura con un mio collega, che poi è un carissimo amico, è Simone Mori, lui aveva doppiato Bad Boys
e aveva doppiato Will Smith. E tu hai fatto prima due. Prima di Man in Black. Ah, ok. Poi è arrivato Man in Black, ho vinto io il provino, ho fatto Man in Black, poi è arrivato Bad Boys 2 e ho doppiato sempre io Will Smith. E lui allora mi ha detto, ma fregata a tu. Certo, certo. E invece a livello proprio di formazione di un doppiatore, la tua carriera è abbastanza particolare perché tu esordisci da giovanissimo, potremmo dire, doppiando il bambino protagonista in Mary Poppins, no, Michael prima, Banks. Prima ancora? La carica dei 101. Ah, è ancora prima, Lucky, quello io l'avrei messo dopo, Lucky, lo stavo no, per dire ma dopo, mi sono sbagliato. La carica dei 101 è del 61. 61, è vero. Mary Poppins è, vero. È 65. Ok. E c'è anche Tutti Insieme Appassionatamente, quindi dei grandi cult. Sì. Quindi già da bambino facevi il doppiatore. Bambi. E Bambi, ovviamente. Guarda, la storia di quando ho cominciato è abbastanza, come dire, sintomatica. Avrete sentito che io nella vita non è che parli un perfetto italiano, insomma si sente un po' d'accento romanesco, insomma so un po' così. Però poi dopo quando vado all'Egio sparisce tutto. La bravura di un doppiatore standard. La magia del doppiaggio. Mi scelsero come bambino per fare questo cagnolino, Lucky, e lo doppiai. Poi il direttore del doppiaggio, che era il grande Giulio Panicali, andò da mia madre e le disse, signora, le devo parlare. Mia madre dice, sì, mi dica. Adesso ha fatto questo film, ma con me non ne farà più. Ah, basta. Perché parla romanesco. Ok. Va bene, scusi tanto. Insomma. Il film è andato, ha avuto un grande successo, come sappiamo, e io veramente non ho più lavorato con questo signore per 2 anni. Nel frattempo, sull'onda del successo di Mary Poppins, altri direttori mi hanno chiamato e mi sono fatto un po' le ossa. Tra l'altro non è che Mary Poppins da bambino avesse l'accento romanesco, perché non c'è questo bambino londinese che... Sono ritornato a fare il primo doppiaggio con questo direttore per Mary Poppins. Ah, ok, perché ha detto... Dopo 4 anni... Questo accento anni, inglese pulito va bene, mi ha okay. sentito e ha detto, adesso può lavorare con me. Bene, bene. E poi tu però, per un certo periodo hai quasi smesso, cioè liceo classico, giurisprudenza. No, non ho Stavi mai per smesso. Diventare un avvocato quasi. Non ho mai smesso. E poi, però come mai questa carriera d'avvocato? Allora, io sono, a Roma si dice tignoso, non so, un po' cocciuto. Quando mi metto in testa una cosa la voglio fare. E vabbè, il liceo classico era obbligatorio, quindi l'ho certo, portato. Certo, l'ho fatto anch'io, credo sia l'unico vero liceo, tra l'altro, io l'ho sempre sostenuto, quindi... Ecco. Poi mi sono iscritto a giurisprudenza perché ritenevo che il mestiere del doppiatore fino ad un certo punto non è sicuro fino in fondo. Io avevo paura del cambiamento di voce, che qualcuno non mi volesse più perché non ero più capace. Allora ho detto, certo. Me porto a casa la laurea. Il pezzo di carta, no? Anche nel Padrino lo e dice. Allora, sì, sì. E allora ho cominciato a fare giurisprudenza. Più facevo esami e più aumentavano i turni di doppiaggio. Io praticamente... che ne so, diritto penale l'ho preparato facendo Ritorno al futuro, procedura civile l'ho preparato facendo un altro film di Brad Pitt. Facile, immagino, cioè, divertente. Io lavoravo solo, lavoravo di giorno e la sera studiavo. Per fortuna in quel periodo ho conosciuto quella che è mia moglie, laureanda in fisica, quindi una che studiava tosto, e il sabato e la domenica invece di vederci stavamo ognuno nella propria casa a studiare, immerso nei libri. Okay. Un'infanzia di merda, finita l'università, hai detto basta, solo doppiaggio, basta. Giusto, giusto. Un'ultima piccola curiosità prima di chiudere, a proposito del tuo romanesco, no? Forse sì. Negli anni appunto 60, 70, 80 e anche un po' degli anni 90, per lavorare in ambito di doppiaggio ma anche radiofonico, certe sporcature erano meno tollerate, bisognava essere praticamente perfetti. Come no, come è vero no. Che adesso negli ultimi 15-20 anni certo. Le sporcature forse sono anche un'aggiunta perché ti caratterizzano in pratica. Noi abbiamo l'esempio più calzante del mondo, è Ferruccio Amendola. Lui è stato il punto di rottura fra... Adesso parlo un po' bello. È stato il punto, impostato. È stato il punto di rottura fra il doppiaggio... precedente e doppiaggio moderno. Quando è arrivato lui tutti hanno detto, ma com'è possibile uno con una voce così sporca, piena di sporcature proprio a livello di lingua, che c'ha ogni tanto qualche cadenza romanesca, eppure è forse diventato il più grande doppiatore degli anni 60, 70 e quindi successivi. Dagli anni 80 forse lui c'è stata un po' questa stato rottura. È stato il punto di rottura. Ha sdoganato. E da quel momento tutti hanno detto, e vai!
No, no, a parte gli scherzi. Io lo faccio perché la cosa a cui tengo di più è la naturalezza, cioè essere me stesso sempre. Queste interviste fatte dal doppiatore impostato che parla con la voce bella così, le trovo abbastanza ridicole, quindi preferisco dire parla romanesco, però almeno è simpatico. Poi chi recita non è spontaneo, perché deve interpretare un personaggio, quindi voi dovete rifare una recitazione di fatto. Certo. Guarda, io ti chiedo una cosa solo, prima dei saluti, perché sono un grandissimo fan di Ritorno al Futuro, e qui abbiamo un altro membro della radio che sa tipo la trilogia a memoria, poster in camera, qualunque cosa. Il doc. Sì, qualcosa, oppure Campus Wave, si va sul pesante, qualcosa, quello che vuoi. Ehi Doc, Campus Wave, si va sul pesante! Grandissimo, grande. Grazie mille di essere stato con noi e a presto. Grazie, ciao. Complimenti. Grazie Sandro Cervo, alla prossima, ciao, grazie.